Stanno per scendere in campo Italia e Inghilterra. Siamo prontissimi per questa telecronaca. Pierluigi Pardo con me come sempre, c'è Luca Marchegiani. È arrivato il momento solenne degli inni nazionali. Sul serio si parte Italia e Inghilterra. Ho sbagliato il passaggio. Rooney passa da solo, trova bene il compagno. Pallone comodo per il portiere. Palla che andrebbe, trova il filtrante, si appoggia sul portiere, ruba il pallone, ci prova, spazza via e libera l'area. Tocco preciso e colpisce il palo. Non è fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Palo, veramente sfortunato, non è entrata per una questione di centimetri. Palla Balotelli. Balotelli! Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Thiago Motta, rotto dalla bandierina. Spazio per la ripartenza. Possesso di palla però solitario. Sono parecchi uomini in area, ma il cross è stato sicuramente eseguito male. Passaggio intercettato. Vediamo a chi la passa. Balotelli. Se lo beve Balotelli. Hanno rischiato grosso dopo aver perso il pallone. È stato bravissimo a sfruttare la situazione. Questo significa essere presenti in campo. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Il suo talento sui calci piazzati lo conosciamo tutti. Qui è un'occasione veramente ghiotta. La conclusione a giro. Non ci si può permettere di commettere troppi falli in quella zona del campo. A volte è andata bene, ma hanno preso un bel rischio. Milner. Si beve anche lui. È pericoloso come pochi dentro l'area, soprattutto se i difensori gli lasciano fare quello che vuole. Battuta lunga. Balotelli, attenzione!
Baines, Sturridge, Candreva ha eseguito un bel intervento e ci ha messo una pezza. Balotelli, Inghilterra torna in possesso del pallone. Sturridge, Glenn Johnson, arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 il primo tempo. Secondo tempo è cominciato. Wilshere, Sturridge, attenzione, può andare da solo. Palla Balotelli, cerca il suggerimento profondo. Balotelli cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero. Ha segnato, è arrivata finalmente la giocata che spezza l'equilibrio. Parte dall'1-0. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Cerci, cerca la profondità. Tocco profondo. Milner. Ha servito male il compagno. Balotelli, qui potrebbe anche provare. Non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità di segnare sono meno di zero. Potrebbe provare la conclusione. Perde il possesso del pallone. Rooney, buona azione difensiva. Azione pallone, nessun dubbio. Brutto l'intervento e adesso inevitabile, arriva anche la sanzione, cartellino giallo per lui. I compagni vanno a verificare le sue condizioni. Thiago Motta, Cerci, Balotelli, Glenn Johnson, recupero decisivo, il recupero, pericolo, ci prova, sarebbe stato un gol straordinario. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. Sbaglia l'appoggio al compagno. C'è Cassano. Balotelli ha un'occasione. Abbiamo visto passaggi migliori di questo. Aquilani non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. Gerrard. Glenn Johnson. Sturridge, qui non prende il pallone, è ovviamente fallo. Arbitro che si avvicina verso il difensore e qui il calcio di punizione è ovvio, così come il cartellino giallo. Un fallo totalmente inutile questo. Lampard deve sbrigarsi. Glenn Johnson,
L'Italia adesso prova il tiki-taka. De Rossi, forse ancora una possibilità. Può essere la loro ultima azione d'attacco. Palla larga verso il fondo. Può tirare, può provare un'ultima traversone. Sicuro dell'intervento qui in portiere. Eccolo, il fischio dell'arbitro, il fischio finale. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolari come in altre occasioni, ma insomma, basta questo 1-0 per portarsi a casa il risultato. Ci hanno messo tutto il primo tempo a prendere le misure agli avversari, ma nella seconda metà della gara hanno colpito in modo implacabile.